Diego Rafael Perrone Vienes. Nasce a Montevideo in Uruguay nel 1977. La madre, una rockstar degli anni 20, e il padre, un facoltoso barbone uruguaiano, lo mettono al mondo in una piscina di sangria durante una festa nella villa del Capoltrà del Danubio. Ma soprattutto lui ha tanti cugini. Durante l'adolescenza viene adocchiato da bulli. Lui si difende dicendo di essere il cugino di Hulk Hogan e viene preso a badilate sulle gengive. Dopo la ricostruzione della mandibola, degli zigomi e dell'arcata sopraccigliare, si spaccia come il cugino di Recoba e viene ingaggiato dal Danubio anche su raccomandazione dell'amico Ultras, con il quale gioca fino al 2003, anno in cui Recoba lo denuncia per stalking. Avendo perso la causa e di conseguenza tutto il conto in banca, tira avanti fingendosi un mariachi in un ristorante messicano. In una serata in cui ubriaco palleggia con la chitarra, viene notato dal presidente dell'Atlas, che lo porta a giocare in Messico per 3 anni. Dopo aver accumulato un discreto conto in banca, decide di portare i suoi risparmi in Svizzera, dove, fingendosi il cugino di Turquilmaz, viene anche ingaggiato dal Lugano. Nel 2005 arricchisce il suo palmarès di cugini, inserendo anche Rubén Sosa, da sempre pallino di Lo Monaco, che porta Rafael al Catania. Marino lo fa esordire in un Catania cremonese, in cui viene deriso da tutta la squadra avversaria, ricevendo rimproveri anche da Paschetta. L'umiliazione è tanta. In una buia notte di marzo, il team manager Bonanno, mentre ancora Rafael dorme, lo imbarca nella prima nave diretta ad est. Si risveglia in Grecia, dove, fingendosi il cugino di Traianos Dellas, viene ingaggiato dal Levadiakos. La nostalgia uruguaia a quel punto è così tanta da spingerlo a ritornare in patria, dove sposa la bella odontoiatra Anabella Fonseca Pimientos, detta Guantanamera. La ragazza, convinta dal marito, si spaccia come sorella di Fonseca, cosicché il marito viene ingaggiato dal Nacional. Lo stipendio da fame lo porta ad escogitare un nuovo piano. Durante il viaggio di nozze in Paraguay, si spaccia come figlio illegittimo dell'allora allenatore del club Olimpia, Ciutz Fisichellen. Il coach tedesco all'inizio rimane un po' perplesso, non avendo mai avuto in vita sua un rapporto sessuale, ma alla fine crede alle parole di Rafael. Lo accoglie tra le sue braccia e gli affida la fascia di capitano. Nel 2007 torna in patria giocando nel Nacional, nel Danubio e nel Central Espanyol, e poi ancora nel Danubio. Dopo aver tentato fortuna acquistando un Luna Park, si riduce al ruolo di mascotte del parco che aveva tentato di acquistare. Interpreta un pupazzone gigante di gomma che palleggia un enorme pallone di pezza all'entrata per pochi pesos. Notato da un'agenzia matrimoniale per le sue doti trasformiste, organizza matrimoni tra abitanti di diverse nazioni, tra cani e gatti di diverse razze, e affida alla moglie il compito di diventare prete per celebrare le funzioni. Vive a Montevideo nella villa dell'ex marito della moglie, essendosi spacciato per il vecchio marito coi vecchi suoceri della stessa.